Buongiorno cari amici di Termoli Online, siamo qui al circolo Tennis Termoli nel cuore del parco comunale. Oggi è un grande giorno per gli appassionati di questo magnifico sport. È il giorno di Jannik Sinner che sfida in semifinale alle ATP Finals al Padel Tour di Torino Daniil Medvedev. Siamo qui insieme agli appassionati di questa disciplina per condividere le emozioni di un risultato storico. Mai nessun tennista italiano si era qualificato per le semifinali di quello che una volta si chiamava Masters. Siamo con Luigi Gianzante, consigliere del circolo. Quali sono le vostre sensazioni? Sicuramente una grande emozione avere finalmente un giocatore italiano tra i primi del mondo. Praticamente erano 40 anni che non avevamo il numero 4 del mondo ai tempi di Panat, e finalmente abbiamo un giocatore competitivo ai massimi livelli. Questa è sicuramente una soddisfazione anche per noi appassionati, perché spesso ci ritroviamo qui a tifare Nadal, a tifare Federer, a tifare Djokovic. Finalmente la soddisfazione di tifare un italiano tra i primi del mondo, insomma, è una bellissima soddisfazione. Come avete vissuto questa settimana dove Jannik Sinner ha trionfato nel proprio girone vincendo tutti e tre i match? Ma eravamo ottimisti perché l'abbiamo visto giocare negli ultimi tornei, era andato fortissimo, aveva battuto Alcaraz, aveva battuto Djokovic, aveva battuto Medvedev, quindi eravamo molto ottimisti, l'abbiamo visto già con molta carica. Poi lui è stato trascinato anche dal pubblico di Torino, che è stato eccezionale, perché giocare in casa sicuramente ha il suo vantaggio, e quindi poi effettivamente ha confermato la sua forma, che sta in formissima, sta giocando veramente bene. Il tennis italiano sta vivendo una nuova fase generazionale. Dal primo ATP 1000 di Fognini a Monte Carlo sono avvenuti diversi eventi con vittorie, finali e comunque una competitività che a questi livelli non è mai stata così continua. Stanno lavorando molto bene alla federazione, bisogna fargli solo che i complimenti, perché effettivamente una federazione che ha fatto tantissimo, per non parlare dei tornei che siamo riusciti a organizzare come l'evoluzione dell'Internazionale d'Italia, che prima era un torneo importante ma adesso probabilmente dopo i 4 slam forse il più importante che c'è, per non parlare delle next gen che ci sono a Milano, e adesso siamo riusciti ad avere anche Torino per il Master, quindi diciamo un lavoro eccezionale, e poi eccezionale anche per quanto riguarda lo sviluppo proprio degli atleti, perché stiamo in una fase dove oltre appunto Fognini è venuto fuori Sinner, è venuto fuori Berrettini, sta venendo fuori Musetti, ci sono anche altri ragazzi, Arnaldo, insomma tanti ragazzi che stanno venendo fuori alla grande, quindi complimenti alla federazione. Un 2023 che ha visto sfiorare la vittoria dopo 10 anni della Billie Jean King, la Davis femminile per intenderci, e dove vedrà la Davis maschile in questa nuova formula con l'Italia tra le grandi favorite. Insomma, si spera di cogliere risultati clamorosi. Speriamo che Sinner mantenga lo stesso stato di attuale di forma, e ce la giochiamo anche la Davis, sicuramente ce la giochiamo. In conclusione, un in bocca al lupo a Jannik Sinner e al tennis italiano. In bocca al lupo a Sinner, dai, forza.